L'Abruzzo è in mezzo perché soffre parecchio quest'anno, di meno degli anni scorsi, la crisi, ma contemporaneamente mantiene dei dati strutturali che la allineano più con il nord che con il sud. Abruzzo, regione intermedia con grandi potenzialità, dice Adriano Giannola, presidente di Svimez, che ha partecipato a Pescara a un incontro su crisi e strategie di sviluppo. I dati dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno fotografano nel 2012 un calo del PIL, il prodotto interno lordo, superiore alla media nazionale. Una caduta che ha interrotto il breve recupero dei due anni precedenti, ma l'Abruzzo resta la regione più industrializzata del Mezzogiorno, un punto di forza da valorizzare. Noi diciamo come Svimez che ci vuole un piano di primo intervento proprio per far fronte all'emergenza, però non deve essere un piano così, giusto per spendere, per mantenere in piedi ancora qualcosa, ma deve essere un piano che si agganci a una visione strategica. E tra le strategie di sviluppo che indica Svimez ci sono la valorizzazione delle aree interne e quella dell'area vasta Pescara-Chieti, che può contare su filiere produttive e infrastrutture stradali, portuali, ferroviarie da potenziare.